Possono sventolare i tricolori perché questo day one della finale Prada Cup ha parlato italiano. Ranghitoto, l'isola, il golfo di Auraki davanti a Auckland, Francesco Bruni che scherza con giovanissimi fans, Ben Hensley che scende la discesa verso la sua barca, ma poco dopo in acqua proprio il patatrack di Ineos. Il team inglese scende dai foil, la barca non vola, in partenza luna rossa, letteralmente prende il volo e va a involarsi e a vincere la prima regata. Quanto fosse importante psicologicamente vincere la regata 1 di questa lunga serie della finale di Prada Cup, 13 regate, qui due tifosi eccellenti nel pubblico, nel villaggio che segue le dirette, l'hanno ripetuto tante volte, Ken Reed, Nathan Otteridge, Shirley Robertson, importantissimo vincere la prima prova e vincerla con quasi 2 minuti di vantaggio è stato davvero un bel colpo per Luna Rossa. Francesco dirà è solo l'inizio, la prossima sarà dura perché ci sarà vento, però anche nella seconda è andata bene, benissimo per Luna Rossa, anzi una conferma che suona come una campana molto preoccupante per Ben Hensley. Eccolo qui Ben Hensley, lui continua a dire due cose: keep pushing, vuole mantenere vivo il team, ma comincia a sudare freddo perché ha visto che gli italiani, i tanto vituperati italiani, la barca degli italiani cammina. Attenzione perché anche nella seconda prova, dove pure c'è stata una partenza alla pari, hanno evitato di fare un corpo a corpo troppo stretto, alla fine però quello che è venuto fuori nella seconda prova, dove il vento è stato più stabile intorno ai 15 nodi, è veramente il punto più importante, perché se nel vento leggero della prima prova si sapeva che Luna Rossa aveva dei vantaggi, nel vento medio della seconda Luna Rossa ha avuto più velocità degli inglesi. Non si tratta solo di andare dalla parte giusta, questa regata ha detto che in questo momento Luna Rossa è stata più veloce degli inglesi. Tutto da vedere, tutto da parlare, sentiamo il commento di Max Sirena, Matteo Celon e Orazio Carabelli. But great job by the team. Boat was performing very, very well. Mara, buona giornata, un buon inizio di questa finale in Prada Cup. C'era molta attesa perché era da tante, era da più di 2 settimane che non navigavamo contro gli inglesi e l'ultima volta avevamo regattato, ovviamente sappiamo come è andata a finire. Sono state 2 regate molto interessanti perché la prima era in condizioni di vento leggero. Loro probabilmente hanno fatto un errore cadere dai foil in partenza, questo sicuramente ci ha aperto la partenza e ci ha fatto partire insomma dove volevamo e come volevamo, e dopo da lì è stato abbastanza semplice controllare la regata. La seconda invece è stata una regata bella intensa, un vento dai 15 ai 20 ai 20 nodi, è stato un bel prepartenza, è stato molto interessante, i ragazzi sono stati molto bravi a controllare la posizione, a mantenere separazione sulla linea di partenza, che era la cosa più importante. L'obiettivo era quello di navigare il più lungo possibile mura dritta insieme a loro per poi splittare e prendere il lato che volevamo. E da lì poi è stata una regata molto interessante perché ovviamente loro erano molto competitivi con vento forte, quindi per noi era interessante avere un confronto in tutte e 2 condizioni di vento. È stata una giornata perfetta da questo punto di vista qui. Ovviamente siamo molto contenti del risultato, abbiamo fatto forse qualche piccola imperfezione nella seconda regata, nella seconda bolina, ma adesso guarderemo, analizzeremo un po' entrambe le regate, vediamo dove migliorare. Siamo solo all'inizio, c'è ancora tanta strada da fare, quindi testa bassa e concentrati. Domani saranno condizioni di vento medio, probabilmente regatteremo nel campo di regata interno perché è probabile ci sia onda fuori, però ce lo comunicheranno domani mattina. Previsioni meteo sono 12-16 nodi, quindi insomma condizioni belle e insomma ci aspettiamo sicuramente altre 2 regate tirate molto, molto importanti, perché alla fine insomma la serie sarà molto lunga e quindi ci sarà ancora tanto da fare. Io a bordo faccio il grinder e ci occupiamo principalmente della randa e grindo con Romano Battisti. Oggi la regata è andata bene, abbiamo vinto 2 su 2. E queste erano all'inizio le nostre condizioni, c'è stato poco vento, ma siamo riusciti a stare comunque a volare con la barca, quindi l'abbiamo portata a casa mentre gli inglesi non sono riusciti a partire bene.
mentre la seconda ha aumentato il vento, era un po' più dura anche fisicamente. Diciamo che nel prepartenza, quando le barche sono più vicine, se sei dietro devi spingere tutto quello che hai. Ma sono stati tutti bravi a bordo, la barca era perfetta, quindi è andata bene. Yeah, I think we started very well. I think this is going to be a long and hard final. I mean, the competitors are pretty strong. They showed it today also in the water. They were pretty fast in the second race as well. And I think we're pretty happy with all the works we have done. I mean, the shore team, the design team, everybody, the sailors, they have sailed a lot. No, I think that we are really had a good last week, and I think we are pretty happy with how we performed today. I think it showed up the difference of all this hard work of all of us as a team overall. And I think we are looking forward for tomorrow, and it's going to be probably strong winds coming as well. It's going to be a strong wind race, and but we feel pretty confident and looking forward for it. I think we worked pretty hard in details, no, especially on the several areas where we thought that we needed to improve. I think it paid off. I mean, today we show it that really paid all that work, and the performance today for us was good. I think we did a great start, great tactics also from the sailors. I think they did a great job, and I think that it's a good start to be at 2-0 today. Tomorrow is another day, and we need to take it day by day until the end.